Amici di Formula Italian Team, bene, benvenuti alla seconda settimana della pre-season targata Formula Italian Team. Dopo l'approdo in Spagna la scorsa settimana sul circuito di Catalunya, il circus di Formula Italian Team arriva dalla terra del Sol Levante, arriva in Giappone sul circuito di Suzuka per la seconda settimana di pre-season. Accanto a me in cabina di commento, ovviamente come sempre, buona compagnia, e partiamo da Simone Bracchiolla. Ciao Luca, buonasera a tutti ragazzi. Ovviamente la gara senza una direzione di gara non si può fare, e allora accanto a noi in cabina di commento, ma con la stanza dei bottoni a portata, Andrea Badolato in direzione gara. Ciao Luca, buonasera. E quindi, come dicevamo, seconda settimana di pre-season, cerchiamo, diciamo, da questo punto di vista un po' di conferme e un po' di certezze da quelle che sono state le prestazioni dei piloti dopo la prima settimana, piloti che sono già in pista per la sessione di qualifica, e insomma conferme le cerchiamo da Fiorino, Luca Pigno, Shumi Legend, ma cerchiamo anche di capire quello che faranno piloti come Liam Mar dopo un anno di apprendistato, Peppe Alonso dopo il ritorno a meno di una settimana, praticamente ha preso il gioco freschissimo poco fa, anche Super Sivo l'anno scorso particolarmente a volte veloce ma scostante, sfortunato, spesso vittima di errori. Vediamo se questa seconda settimana di pre-season riuscirà a fornirci qualche ulteriore risposta in merito. Stem, a te la palla. A me la palla. Oggi abbiamo una abbiamo una gara, cioè abbiamo dei piloti da ancora da vedere, perché abbiamo visto la settimana scorsa durante la prima gara un Alessio Fiorino diciamo un po' nascosto rispetto alla stagione che ha fatto, e abbiamo visto poi anche un Luca Pigno crescere e diventare molto molto veloce, così come lo è rimasto Shumi Legend, e così come avevi detto anche te c'è stato anche Peppe Alonso, che è ritornato dopo due anni di stop, forse anche tre, sì, tre anni, e che ha preso il gioco da poco, quindi ancora da osservare e da vedere anche gli altri poi come si comporteranno in questa pista, perché questa pista diciamo è un otto volante, quindi ci sarà da divertirsi, ecco. E allora andremo a vedere anche quella che sarà questa gara. In pista abbiamo Shumi Legend, Luca Pigno, Alessio Fiorino, Scarso Nico, Stefano Canino, Ezio Bonni, Mati Puzzo, Samu Gallian, Super Simo, Liam Mar e Peppe Alonso. Svariate le assenze, dovevano esserci in Aspas, doveva esserci Magico Sonny in quella che poteva diventare una stanza decisamente interessante insieme a Shumi, Luca Pigno, Fiorino e via via tutti gli altri. Nel frattempo procede lentamente, probabilmente scarso carburante per Mati Puzzo, che sta arrivando proprio adesso alla chicane, alla Casio, alla Triangle, insomma, ma se si può chiamare in diversi modi. Nel frattempo le telecamere vanno a pescare Gallians, che è nel tratto dello Snake, il primo settore. Qua tiro fuori il classico aneddoto di mazzoniana memoria, o che spesso ritrovavamo anche all'interno di tutti i giochi di Formula 1, ovvero il fatto che questo è l'unico circuito di tutto il calendario di Formula 1 con una forma ad otto. Eh sì, tra l'altro è l'unico circuito dove si incrocia praticamente, perché c'è il sottopassaggio sotto e sopra c'è il rettilineo, anzi c'è la curva 130R. Adesso vediamo Gallians che sta affrontando adesso la fine del secondo settore, la spawn, leggero largo. Oh, largo! Lì di solito il gioco è abbastanza severo, se non si rallenta a sufficienza c'è l'annullamento del giro per superamento dei limiti del tracciato. Shumi in questo momento miglior prestazione nel primo 29 secondi, 298 millesimi, quasi mezzo secondo di vantaggio nei confronti di Luca Pigno, record nel primo e nel secondo parziale per Shumi Legend, mentre il più veloce nell'ultimo settore è stato Alessio Fiorino, che dopo aver vestito i colori di casa Mercedes passa in casa Ferrari per questa seconda gara di pre-season. Gallians intanto riesce comunque a chiudere il giro, riesce comunque a migliorarsi di 8 decimi, ma rimane distante 2 secondi e 1 dalla pole position con un tempo di un primo 31 secondi, 398 millesimi. In pista anche Elena Marino, Liam Mar, c'è in pista anche
Peppe Alonso, che però è nel giro di uscita da quello che stiamo guardando, dagli intertempi che ci vengono forniti dalla grafica. Liamar è passata in 36.6 nel primo settore, no, è lento in ogni caso. Sì, probabilmente ha portato il giro, no, invece sta continuando, probabilmente è giro lento. È un giro comunque molto lento, è quasi 3 secondi più lento del primo intertempo di Simo, che in questo momento è l'ultimo pilota in classifica ad avere un tempo cronometrato, lontano quasi 3 secondi 8 dal tempo più veloce di Shumi Legend. Liamar, Elena Marino, presenza femminile insieme a Fedecart all'interno di Formula Italian Team, va a chiudere il giro, lo fa a distante quasi 8 secondi in un primo, vediamo, un primo 37 secondi, 277 millesimi. Nel frattempo è partito il giro per Peppe Alonso, forse no? Si sta ancora lanciando? Sì, 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 no, sì. No, giusto. 33.9 nel primo settore, sta arrivando ora al secondo settore, però paga tanto, è lontano un secondo e mezzo da Schumi solo nel primo settore. Non so se sta provando un po' col carico di benzina, mi viene un dubbio. No, io sono in un bordo con lui e praticamente scarico. Praticamente... 46, perde molto meno. In linea con Fiorino nell'ultimo settore, fatto una differenza enorme Schumi nel settore centrale. 40.0 il più veloce dopo di lui è Luca Vigno con 43, Fiorino 45. Attenzione, perché Fiorino si sta invece ora migliorando, lo fa con un record nel primo settore in 32.4. Anche a Luca Vigno, che in questo momento arriva sul secondo settore, spawn, quinta marcia, quarta marcia, bellissima curva da parte del pilota Mercedes, si lancia adesso sul rettilineo proprio appena davanti a Fiorino. È passato in 32.5 Luca Vigno nel primo settore, un decimo e mezzo più lento di Fiorino. Arriva ora nel secondo allevamento cronometrico, 89 millesimi di ritardo. Non si migliora Luca Vigno, vediamo se si migliora invece alle sue spalle adesso Fiorino. Sì, 44 per Luca Vigno, 41 per Fiorino. Luca Vigno decide di rientrare ai box, credo che invece chiuderà il giro, infatti Fiorino che lo chiude. 29.400, 4 decimi ha migliorato. Si porta a 102 millesimi da Schumi, che è tornato in pista per il suo secondo tentativo cronometrato. Ed eccolo qua che si è lanciato pronto allo snake. La marcia, occhio alla salita, quindi sesta marcia. Vedete, Schumi arriva sul primo settore, vediamo come va. Si migliora, si migliora ed è molto preciso alle Degner. Schumi, che era passato in 32.5, ora passa in 32.3, si riprende il record del primo settore. Tornante, terza marcia in uscita, giù tutto per arrivare poi alla spawn. 40.051, ha fatto una differenza mostruosa prima Schumi nel settore centrale, vediamo se riuscirà a ribadirsi. Ha accorciato Fiorino con 40.174, ma rimane lontano sempre più di un decimo lì, mentre scarso Nico in 31 va a chiudere e si prende il record nell'ultimo settore, 16.660. Occhio, vediamo Schumi, si migliora di 63 millesimi sotto. Vicinissimo. Probabilmente, credo che se è a 63 millesimi non ha migliorato il settore centrale, e che infatti è 40-125, che conferma il grande settore centrale fatto nel primo tentativo da parte di Schumi Legend, che va a chiudere migliorandosi di un decimino. Però non è poco, non è poco. Un primo 29 secondi, 166 millesimi, si riprende il record come in precedenza nel primo e nel secondo settore, abbassa il suo miglior personale nel terzo settore, ma diciamo che il giro ideale di Schumi in questo momento 26.0, mentre scarso Nico si gira con la sua Aston Martin all'uscita dalla doppia curva Degner, uno dei punti più insidiosi. Bisogna stare molto attenti lì sul cordolo, perché in uscita è particolarmente alto e se si va a toccare eccessivamente con la pancia della vettura si perde aderenza, mentre in questo caso scarso Nico ha perso la vettura proprio in totale accelerazione, non era ancora arrivato sul cordolo esterno. Intanto Luca Vigno si sta per lanciare, non è ancora in giro. No, è nel giro, perché fa 32.5 nel settore 1. Se non sbaglio. No. Giro di uscita, infatti. Giro di uscita. Sì, come dicevi te prima, quel cordolo lì è veramente pericoloso, ma già negli anni precedenti era abbastanza pericoloso. Poi adesso lo è ancora di più, per cui bisogna stare veramente attenti. Tanto salutiamo come sempre tutti quelli che ci stanno seguendo. Portami dove, dice Paolo, portami dove, vado che ti porta il cuore. Tanto siamo in onboard con Simo,
E ora all'uscita dello Snake, salita verso la Dunlop, primo settore, Simo che era passato prima in 35.8 nel primo settore. Vediamo se va a trovare un miglioramento, credo di sì, mi sembra migliore il suo tiro rispetto al precedente. Attendiamo il rilevamento cronometrico mentre... sì, migliore. 33.3 nel primo settore. Nel frattempo è partito il giro di Luca Bigno. Samu, non Simo comunque. Samu, pardon, sono tutti e due vicini, Samu, Simo. Vabbè. Oh, Luca Bigno, errore, controllo all'interno dello Snake. Ho i miei dubbi che possa riuscirsi a migliorare nel primo settore, ma in ogni caso aspettiamo il riscontro della grafica per avere la conferma. Penso di sì, si è migliorato di un decimo, credo. È migliorato, sì, 32.4. Nonostante un controllo, quindi secondo me da quel punto di vista Luca Bigno ha margine di miglioramento nel primo settore, ma ovviamente mancano 4 minuti, quindi i tentativi si sono esauriti. Scarso Nico si sta migliorando anche lui, 32.6 nel primo settore. Attenzione ad Alessio Fiorino, vado a vedere i tempi del pilota Ferrari. In questo momento si è migliorato, non si è ancora migliorato, si deve ancora lanciare, mi sa. Si sta lanciando in questo momento. Nel frattempo ha alzato il piede Scarso Nico, che è a corto di benzina, sta sopraggiungendo Luca Bigno, che fortunatamente non lo trova in traiettoria. Luca Bigno che passa, sì, di due decimi nel settore centrale, 41 contro il suo precedente 43, per un totale di tre decimi. Due decimi nel settore centrale, Luca Bigno si mette a 110 millesimi da Shumi Legend in 1.29.276, mentre ora è partito il giro di Alessio Fiorino. Andiamo a vedere i tempi. Ragazzi, la nuova Ferrari è bellissima. Quell'ala dietro ha ragione Vanzini. Se la copiano, me la compro. Attenzione, perché si è migliorato non di tanto, di 10 millesimi nel primo settore Alessio Fiorino. E adesso mi trovo anche un po' di traffico all'uscita del tornantino. Non vorrei che... Sposta, ma ti puzzo. Vediamo se andrà a migliorare il pilota della Ferrari con questa marcia, per poi mettere la quinta in uscita, poi buona, dare tutto la... una vettura girata! Deve essere una Aston Martin, però aspettiamo un attimo perché sta arrivando in questo momento Alessio Fiorino nel secondo settore, 41.112, si è migliorato ancora di pochissimo, però comunque si migliora. Chicane, triple chicane, destra, sinistra, poi giù tutto per arrivare sul traguardo. Record nel settore centrale. Chiude in 1.29.155, pole position. Pole position, nel frattempo ha chiuso il giro anche Peppe Alonso, che ha migliorato il suo crono in 1.30.422, si prende il record in tutti e tre i settori del tracciato Alessio Fiorino. Assolutamente, ha fatto un grande giro e adesso si sta per lanciare Shumi Legend, che è appena uscito dai box, adesso sta affrontando le due di Degner, e adesso vedremo se riuscirà a portarli via la pole position. Intanto si è lanciato anche Zio Bonni, che è arrivato lungo in uscita dallo Snake. Sì, infatti è già andato in riserva, rientra Mati Puzzo, Super Simo 1.31.599, il suo miglior rilevamento cronometrico precedente, in questo momento lo colloca in penultima posizione, in terz'ultima, pardon. Guardando un attimo se c'è qualcuno che sta lanciando, no, l'unico probabilmente è proprio Shumi Legend, che si sta lanciando in questo momento. Si lancia adesso il pilota dell'Alfa Romeo. E allora andiamo a vedere cosa combina Shumi Legend. Simo intanto sul traguardo va a iniziare il suo giro, ma l'ha iniziato anche Shumi, che è chiamato a recuperare 11 millesimi in inezia, ma tant'è nei confronti di Alessio Fiorino, che gli ha strappato la miglior prestazione. Oh, Mati Puzzo intanto si ritira dalla sessione, ma credo l'abbia fatto ai box, era rientrato poco fa. Snake sta migliorando Shumi in questo momento. Arriva il primo settore e si migliora
Fuxia T1 di 114 millesimi sotto la prima. 32.313, ha migliorato anche il suo miglior precedente del T1, che era 31.352. Occhio al traffico di un Aston Martin che si chiama Aston Martin che si è girato, che era Super Simo. Sta volando Schumi. Spoon perfetta. Forse non una grande uscita. Poco però ancora migliorabile ancora. Si sta migliorando ancora. Lì Schumi ha il record in 41. E fa 12.3 ancora. Non è record, ma si è migliorato nel secondo settore. 40.0 nel settore centrale. Attenzione, vediamo sul traguardo. 26, 27, 28, 20, 988. Sotto il muro dell'1.29 ci va soltanto lui per il momento. Sta chiudendo anche scarso Nico, che conosce la Aston Martin ora proprio alla Casio Triangle. Era un secondo e uno da Schumi, si stava migliorando, vediamo se scende sotto il secondo, lo fa! Mezzo secondo, si mette a meno di 3 decimi da Luca Bigno. Che non è male, incredibile, buono il tempo, sta arrivando anche Stefano Canino che stava quasi per entrare in box. 29.32. Scavalca Ezio Bonni. Scavalca Ezio Bonni. Posizione. 1.30.286, come dicevi tu. Sta chiudendo Lian Marrell, la nostra. Alzando il piede, quindi probabilmente tornerà ai box. E quindi andiamo a chiudere questa sessione di qualifica con Schumi che si conferma davanti, Fiorino vicino, ma ancora una volta la sorpresa è quella di Luca Bigno, che è lì a meno di 2 decimi. Si conferma il trend di quello che abbiamo visto una settimana fa in Spagna. Assolutamente. Come Daniele Play è un ragazzo che sta maturando tantissimo ed è incredibile come uno, cioè un pilota come lui, è a soli 2 decimi dal vice campione della Sport. E da adesso Fiorino, che comunque l'anno scorso ha fatto diversi podi in Master, una vittoria, insomma, io inizierei a ragionare. Beh, anch'io sì, già dopo tanto questa... Lorenzino ci ha riscattato un bevete e noi beviamo, noi beviamo perché ci prepariamo anche per la gara. Aspetta. Ok. Lorenzino, che noi ovviamente ringraziamo anche per il follow. E un follow che ci è arrivato mentre noi eravamo in diretta è quello di R. Vigno. Chissà che non sia il papà o un parente o un fratello di Luca Vigno. Beh. Però magari. Come papà Play, che è il papà di Daniele Play, che una curva. No. Nel frattempo cercano ancora di riscattare il comando spin, che non abbiamo ancora implementato, e contemporaneamente vedete sullo schermo quella che è la classifica finale della qualifica di oggi. Ancora lontana Lian Marr, che quindi vedremo cosa riuscirà a fare in gara. Ricordiamo ovviamente che attraverso il nostro sito potete andare a visualizzare quello che è il live timing, ovvero tutte le informazioni di gara che ci sono disponibili sul nostro sito. Basta registrarsi e andare su formulaitalianteam.com per andare poi nella sezione live timing e trovare davvero tutto quello che serve. Anzi, sapete che facciamo? Adesso lo facciamo anche vedere il live timing, così potete vederlo di prima mano. Eccolo qui. Nel frattempo che la stanza è pronta, questo è il live timing, queste sono tutte le informazioni che potete avere quando accedete a www.formulaitalianteam.com. Vi basta solamente registrarvi, quindi una registrazione formale, normalissima come tutti i siti, e avete accesso a tutto questo po' di roba, insomma, non è proprio una roba da bruscolini. Detto questo, torniamo in diretta perché le vetture sono in griglia, pronte per il giro di formazione, e ovviamente andiamo a scoprire il tracciato di Suzuka. Non è una novità da questo punto di vista, quindi conosciamo molto bene, e andando a vedere anche a livello strategico la situazione, tutti su gomma media, quindi strategia uniforme. Unico a partire sulla gomma hard è Mati, che parte dalla 8ª casella.
Eh sì, sarà interessante vedere la strategia di Matty Kuzza, ma soprattutto vedere l'andamento della gomma hard in questo avvio di gara, perché adesso sicuramente chi avrà la gomma media andrà 10 volte più veloce, però poi quando arriverà sul punto di crollare incomincerà la gomma hard a fare la differenza. Tu dici che davanti stanno prendendo appunti quelli della gara di martedì, sì, di mercoledì? Sì, penso proprio di sì. Dando nel frattempo in sovraimpressione quella che è la griglia di partenza della gara, con piloti che scorrono: Peppe Alonso, Matipo in quinta fila per Gallians in una posizione, Samu in decima posizione, sesta e ultima fila, undicesima posizione per Simo, dodicesimo per l'Aston Martin di Ale Lamarino, Lian Marr. Diciamo che quello sarà interessante vedere questa gara, perché rispetto a quello che abbiamo visto in Spagna sono tutti su una strategia simile, mentre in Spagna c'era diversi piloti che sono partiti con l'hard, con la media, con la top, mentre qui siamo tutti molto più uniformi, ecco. Beh sì, perché Spagna è anche una pista diversa da questa, sono tante curve di percorrenza, quindi non si sa come poterla prendere, cioè non si sapeva come si prendeva, invece questa pista sembra essere un po' più bilanciata, ecco. E quindi pronti per la partenza della prima gara della seconda settimana di pre-season di Formula Italia Attiva a Suzuka, Xiaomi Legend con la sua Alfa Romeo va a prendere posto sulla prima casella della griglia di partenza, poi via via tutti gli altri con Fiorino, Luca Vigno, Scarso Nico, gli unici tre che hanno chiuso, se non vado errato, se la memoria non mi inganna, entro il secondo dalla pole. Gara ovviamente tutta soleggiata, mentre in sovraimpressione arriva anche l'informazione di quella che dovrebbe essere la strategia, che direi andrà sulla prima ipotesi, ovvero media hard, per andare poi fino in fondo. Arrivano anche le altre vetture, un po' lunga la procedura perché sono un po' tardati alcuni piloti. Eccoli qua, stanno arrivando. Probabilmente Gallians che ha voluto rallentare il gruppo per scaldare poi di più le gomme e partire con gomme più calde possibile. Infatti stanno arrivando gli ultimi quattro, arrivano Gallian, Samu, Simo ed Elena, e poi bandiera verde e si parte. Ed eccoci qui pronti per la partenza, con i semafori che si accendono. E danno il via ora al Gran Premio del Giappone. Partito molto bene Luca Vigno, che scatta benissimo, ma cerca addirittura subito di attaccare Xiaomi. Alla fine rimane secondo, dietro un po' di movimento, con una brutta partenza da parte di Scarso Nico, che si trova scavalcato da Ezio Bogni e da Canino. Gruppo uscito tutti senza danni, quindi sono partiti molto bene senza avere avuto problemi in curva 1. E intanto adesso là davanti Xiaomi cerca subito di andare via, infatti quasi un secondo da Luca Vigno, che è partito alla stragrande rispetto all'Alessio Fiorino. Alessio Fiorino è rimasto un po' fermo, intanto attenzione che c'è movimento alle spalle con Samu che si affaccia su Gallians. Non male per Matty Kuzza, che nonostante la gommarda ha mantenuto l'ottava posizione. Vedremo come si saprà concretizzare questa sua scelta più avanti. Adesso vedremo in questi primi giri, sicuramente forse ne soffrirà o forse no, però comunque è incollato in questo momento agli scarichi di Peppe Alonso. Quindi Xiaomi davanti, 6 decimi su Luca Vigno. Questa è una gara dove negli anni passati, negli ultimi 2 o 3 anni, abbiamo visto tanto trenino, soprattutto per la scia nell'ultimo settore e poi nell'unica zona di RS, tutto io nel traguardo. Una gara dove è stato anche sempre spesso e volentieri difficile superare, mentre Scarso Nico si riprende la posizione nei confronti di Stefano Canino, sale in quinta, si rimette a caccia di Ezio Bonni, si rimette a caccia di quella che era la sua quarta posizione. Un po' affaticato Fiorino nel primo giro, perché è un po' staccato nei confronti di Luca Vigno, sono più o meno lì, però l'ho visto un po' più sofferente. Eh sì, o è una gara di studio per lui, oppure sta più che altro tenendosi a distanza e fare la sua gara tranquilla. Tanto dietro, attenzione, errore di Matty Kuzza, come non detto. Vabbè. Come non detto. Adesso dicevo che aveva fatto un'ottima partenza proprio perché era nella condizione di aver mantenuto la posizione nonostante la gomma hard, invece errore all'uscita di curva 2. È tutto da rifare in ultima posizione. Primo ostacolo davanti a lui, l'Aston Martin di Lian Marr.
e adesso non voglio dirlo, iniziano le disfatte annuali? Non credo. No, dai, non cominciamo così presto. No, dai. Intanto attenzione là davanti perché c'è movimento e c'è Ezio Boni che sta soffrendo. Infatti viene abbassato dalla Stefano Merino, si è girato Peppe Alonso. No! Si è girato Peppe Alonso. Clamoroso. Incredibile. Era uno dei più attesi oggi, invece va a muro dopo neanche due giri. Incredibile. E adesso vediamo un attimo là davanti perché Stefano Canino, anzi Ezio Boni, ha perso un paio di posizioni con Stefano e Scalzonitko, che sono scaduti in quarta e in quinta posizione. Intanto là davanti Sciumi, Luca e Alessio, che continua a stare a debita distanza. Luca Bini ancora a giro veloce e forse prova, è vicino ma rimane dietro. Si è avvicinato molto, non vorrei che si fosse messo un altro assetto scarico come in Spagna, perché l'abbiamo visto che sul dritto era una freccia, era tanto in un bordo con Ezio Boni all'inseguimento della McLaren di Stefano Canino e della Aston Martin di Scalzonitko. Paga, c'è un bel ritardo Scalzonitko perché ha perso 3 secondi 8 nei confronti del trio di testa. Scalzonitko che in Spagna aveva un compasso un po' infelice, aveva dato una buona qualifica, poi sul passo si sono iniziate a vedere le differenze. Mamma mia, adesso Stefano è salito praticamente sopra il cordolo, però è stato molto bravo a gestire il gas. Davanti sempre attaccati Sciumi, Luca Bigno e Alessio Fiorino. Sembra Luca Bigno voler attaccare Sciumi, E Alessio Fiorino è fuori dal secondo. L'ho detto, Fiorino era un po' in sofferenza. Non so se sta soffrendo magari con le temperature, forse una pressione un po' troppo alta che lo sta mettendo in difficoltà. Guardando la sessione per Alonso, un peccato per lui perché lo volevamo subito, cioè la vogliamo vedere. Lo volevamo vedere all'opera in questa pista. Quindi attenzione perché vicino, Alessio ci prova. Sciumi fa il giro veloce ma Luca risponde DRS e Stefano Capigno velocità ci prova. Sciumi quella Sciumi non gliela dà. Luca Bigno ci ha provato di nuovo, stavolta attacco molto deciso. Nel giro precedente era molto vicino ma non ci ha provato, stavolta è tanto vicino e adesso si è avvicinato Alessio. Ovviamente Alessio ha subito approfittato della battaglia mentre Matipuzzo inizia la sua lenta rimonda e la inizia scavalcando l'Aston Martin di Liammar. Davanti ci sono Super Simo e Gallians. Scalzonitko ha perso un secondo in un giro. È ancora, però comunque sta allungando rispetto a Stefano e Ezio Boni. Ma non con grande agilità, Sì. Si conferma un po' quello che abbiamo visto in Spagna, ovvero uno Scalzonitko non distante in qualifica, a tratti quasi sorprendente, ma in gara molto lontano. Occhio a Luca, Occhio a Luca, perché adesso Sciumi è uscito bene, molto forte qui. Ma guarda quanto è veloce il pilota della Mercedes. 3.10, 3.11 rispetto ai 2.89 di Sciumi Legend. Ah, incollato. Si è incollato anche Fiorino, che ha approfittato del traino per reincollarsi. Stanno andando via lineare in 3, Liammar. Liammar uscita della Fun. Uscita dalla Fun. Occhio davanti perché quei 3 non se ne danno certo. Occhio, mamma mia. Quanta differenza c'è tra la velocità di Sciumi e la velocità di Luca Bigno. Senza DRS, Luca Bigno è arrivato sul rettilineo della 130R a 310 mentre Sciumi era a 289. Non so se è la differenza tra la scia oppure Luca che è molto scarico. Potrebbe anche essere più scarico, anche se tendenzialmente in qualifica Luca non aveva un enorme vantaggio nell'ultimo settore, che solitamente è quello dove più vengono premiati i piloti che scelgono un assetto alare più scarico. Attenzione ancora bandiera gialla, Super Simo. Girato Snake. Super Simo allo Snake, sì, probabilmente dalla posizione potrebbe aver pizzicato uno dei cordoli interni. Intanto Scalzonitko sta ancora perdendo su Alessio Fiorino
perso un po' meno, 4 decimi diciamo nell'ultimo giro, mezzo secondo. Alessio Ferino ha fatto 3 giri a martello, 33-1, Scarzonico invece sul 33 alto. Tanto Peppe è arrivato in chat. Peppe, cos'è successo? Mannaggia a te, Peppe. Ancora bandiera gialla, attenzione. Subito sparita la spoon. Non so se l'ha davanti, perché... No, l'ha davanti, no, sono ancora davanti. Allungato respira un po' Schumi, che in questo giro si presenta sul rettifilo principale con mezzo secondo di vantaggio nei confronti di Luca Vigno, che però mi sembra anche l'unico pilota che ha il lampeggiante acceso in fondo al dritto. Non vorrei abbia dato grande fondo alle risorse. Purtroppo in set ti confermo, perché sono in on board con lui, non ha praticamente più niente, e allo stesso tempo anche Alessio, però Alessio c'ha qualcosina in più. Alessio tatticamente è un pilota che spesso ci ha abituato a sfruttare molto l'est. Nel frattempo Matti Puzzo, altro sorpasso nei confronti di Gallianz. Saggiamente penso che Gallianz lascerà andare Matti Puzzo. Ricordiamo Matti Puzzo, unico pilota con la gomma hard, quindi poi avrà strategia ribaltata rispetto a tutto il resto della griglia. Adesso bisogna vedere, caro Luca, se rimarranno così i primi tre, oppure quella sosta cambierà qualcosa. Beh, le soste potrebbero cambiare, perché traffico in box con tre piloti così vicini potrebbe importare. Più che altro Mercedes e Ferrari, che sono vicine come box, e tra l'altro è più lontano, dovrebbero esserci problemi a meno di un errore dei piloti in ingresso. Nella batteria non ha proprio niente, però comunque si sta facendo, cioè è sempre sotto al pilota dell'Alfa Romeo. Se avesse qualcosa in più lo passerebbe senza problemi. Vediamo quanto si avvicina. Adesso ha fatto un paio di giri, si avvicina una volta, ha fatto un paio di giri, diciamo tra virgolette più tranquilli. Alessio sta anche lui, non so anche che adesso sta faticando, perché sia lui che Luca vedo che hanno tutte e due la lampeggiata dietro, mentre Schumi è praticamente non ha niente. Dallo bordo vediamo la barra quasi vuota di Fiorino. Quindi Schumi secondo me se li sta portando dietro, ma ha qualcosa in canna. Intanto da un paio di giri, nello scorso giro Scarselletta ha guadagnato pochissimo, cioè praticamente uguale a Fiorino, ha guadagnato 39 millesimi per poi perdere 3 decimi, quindi diciamo che Scarzonico ha principalmente stavolta subito il distacco iniziale, dopodiché da quando si è messo lì ha perso qualcosina, mezzo secondino al giro scarso. Intanto c'è Super Simo, il primo che si ferma in box a cambiare l'ala, ha rotto l'ala e mette gomma soft. Probabilmente prova una strategia differente, doppia soft, pure soft media. Sì, ci può anche stare. No, soft hard, la media è usata. Sì, poi comunque queste sono gare anche di testa, quindi i piloti fanno bene anche a provare delle strategie. Mamma mia, Luca Vigno, ragazzi. L'ho visto sul dritto che fra poco tamponava Schumi, quanto andava veloce. Stavolta è più vicino. Ma no, non è... credo che ce la faccia. No, devi uscire incollato. Si è affacciato appena, però rimane lì. E il problema è di Suzuka, che il rettilineo dove si può utilizzare DRS è troppo corto. Forse è stato l'altro rettilineo, avrei detto ok, sorpassi a non finire, però purtroppo c'è la 33 ore di mezzo, quindi ce la fai in pieno col DRS e t'ammazzi. Tanto da quello che ci scrive Peppe Alonso in chat, diciamo che c'è ancora del lavoro da fare dal punto di vista delle ore di simulatore, come si direbbe nella realtà. Perché purtroppo l'ha preso da poco il gioco, quindi una settimana fa per essere precisi, e quindi deve un attimo allenarsi un bel po', ecco. Schumi continua intanto davanti a trainare il duo di testa, seguito da Luca Vigno. Adesso chiedo 6 secondi di 6 ora per Scarzonico, ha perso mezzo secondo ancora nell'ultimo passaggio. E diciamo che Luca Vigno Scarzonico sta perdendo mediamente mezzo secondo a giro dal gruppo davanti da quando è solo.
mentre dietro c'è Mati Puzzo che è andato a prendere Samu e quasi in zona di RS. Io sono in un board con Luca Bigno da un paio di giri e sto guardando quanta velocità. Attenzione, perché adesso sembra essere... No, niente. Sembrava essere uscito leggermente più forte, ma invece no. Secondo me, se Shun vuole provare a scrollarsi di dosso il duo, potrebbe provare un undercut, fermarsi un po' prima a sorpresa, andare molto lungo. Il problema è che di margine in questo momento sarebbe... Oddio, credo sarebbe appena davanti a Samu. Ah sì, è vero. 25 secondi dovrebbero essere sufficienti. Solo che poi gomma fredda, Samu è gomma calda, gomma di Puzzo vicino. Potrebbe non essere una gran situazione. Serve ancora un po' di gap. Sì. Tanto sempre più vicino Mati Puzzo a Samu. La differenza comunque Shun lo fa nel tratto guidato, per vedere in uscita quanto li prende a Luca Bigno. Questo vorrebbe essere. Questo è poi un trappetto interessante, solo che poi con la scia Luca Bigno torna sotto. Scia che è, come effetto è molto diminuita. Attenzione Mati Puzzo con Samu che ha fatto un errore in uscita da Degner 2. Allora Mati Puzzo prova all'esterno di quello che sarà l'airpin. Attenzione qui. Per un pelo Samu non lo ha preso. È lungo però, attenzione in uscita. Samu, vediamo, si mette dietro ovviamente saggiamente. Non attacca, però è uscito fortissimo. Ci prova lentissimo Mati Puzzo. Proprio lentissimo. E adesso c'è l'altro rettilineo, vediamo se Mati Puzzo risponderà, perché esce molto più attaccato. Ci prova. Urca miseria, credo voglia rimanere dietro. Ma sta perdendo tantissimo. Largo, attenzione. Samu prende da davanti, le posizioni non sono cambiate. Shun rimane davanti con Luca Bigno a seguire, adesso è Pierino dietro. Seguiamo intanto la lotta tra questi due un attimo, perché è molto interessante. Attacca. Ci prova adesso Mati Puzzo col DRS e va a passare l'Alfa Tauri di Samu. Si mette davanti, ora 8 secondi in avanti, ora attenzione bandiera gialla. Si è girato all'airpin. Stanno arrivando anche Shumi. Stanno arrivando Shumi, adesso Pierino e Luca. Non so se ha dei danni. Vado a vedere, non credo. No, danni inteso come fondo, che in teoria non dovremmo vedere. Può anche darsi, ma... È difficile qui, Adesso lascerà sfilare ovviamente il trio che gli sta dietro. Intanto Luca Bigno ha perso! Ha perso un secondo e c'è stato un errore, sicuro. Sicurissimo. E adesso sarà difficile per lui prendere. Ma ha fatto un errore e credo sia rimasto coinvolto Fiorino, perché Fiorino ha perso insieme a lui. Non siamo stati in grado di capire cosa sia successo, ma comunque Shumi se n'è andato. Infatti entrano nei box tutti e due. Mamma. Shumi intanto va a fare anche il giro veloce. Non so se si sono presi. Tutti e due dentro. Nessuno cambia l'ala, entrambi ovviamente vanno su gomma hard. E adesso davanti. Adesso davanti? No, Luca Bigno davanti. Luca Bigno davanti, pensavo che sono uscito. Stanno uscendo nella stessa posizione in cui sono entrati. Occhio adesso alla gomma fredda, perché serve la terza giù e passa Ezio Bonni. Non una gran chiamata, Ezio Bonni è un ostacolo adesso, perché questo è il giro con la gomma fredda dove devo cercare di spingere e arriveranno su Ezio. E adesso Shumi deve cercare. O vuole allungare lo stint per poi mettere una gomma bianca e la vela più il fatto fresca. Che ma il fatto che secondo me un paio di giri di gomma bianca fresca non ti cambiano l'andatura. Infatti adesso sembra che sta spingendo il pilota dell'Alfa Romeo per cercare sicuramente di uscire davanti con un gap di sicurezza, cosa che dovrebbe avere quando uscirà dai box. Va Shumi, vediamo se mette la freccia mentre scarso Nico. Lo vediamo, Dall'Etna continua a perdere nei confronti di Shumi Legend. Alessio ha perso tantissimo su Luca Bigno e sono usciti praticamente insieme. Quasi un secondo. Gomma fredda secondo me si è trovato molto meglio. Infatti entra dentro, mette la freccia a destra, Shumi che va in box. Si è trovato molto meglio Luca Bigno a gomma fredda.
E vediamo adesso dove uscirà anche Shumi Legend. I due stanno arrivando adesso alla 130R. E c'è Ezio davanti. Sì. Ezio può essere un fattore perché Shumi potrebbe uscirgli appena davanti. Arriva Canino. Esce con un bel margine. Mamma perché... mia. Però attenzione alla gomma fredda, eh. Sì, è vero. Ezio arriva adesso. Ed Ezio è un cuscinetto importantissimo. Con gomma fredda Shumi deve cercare di scaldarla. Infatti va molto delicato col gas. E proprio nel misto Luca Pigno prende Ezio Bonni e non può andare. Vede Shumi là davanti ma non può andare. Sul cordolo, attenzione. Luca Pigno fa la mossa. Occhio perché pericoloso. Samu. Wow! E passa Fiorino. Dentro. Attenzione. Ah, mamma mia. Mamma mia che paura, ragazzi. Ezio è stato l'alleato migliore di Shumi. E mentre Samu l'ha persa. Samu 016 VIP l'ha persa allo Snake. Sì. E tra i due litiganti il terzo gode, il terzo è stato Alessio Fiorino, che adesso è nel tubo di scarico di Ezio, che potrebbe passarlo sicuramente sul dritto. E credo che ora Shumi farà valere il suo passo con questa possibilità, sì, di avere 2,5 secondi di margine. Credo che inizieremo a vedere il passo vero. Sta ancora cercando di scaldare la gomma. Ma dopo un giro la gomma hard dovrebbe andare subito in temperatura. Adesso il pilota Aston Martin deve soltanto fare passo. Occhio Alessio Fiorino e Luca Pigno. Mamma mia, sono in tre. Occhio perché va dentro Ezio. Luca l'ha sfiorato per un pelo. Ragazzi. Nel frattempo ringraziamo Faber 6113 per il follow. Faber, tra l'altro, chiaro omaggio a Fabrizio De André, quindi mi aspetto che questo sia un account di qualcuno adultino, eh. Fiorino 9 decimi di vantaggio nei confronti di Luca Pigno. Potrebbero essere margine ora, molto importante se riesce ad allungare nel tratto centrale, ma Luca Pigno sembra voler rimanere aggrappato. La chiave sarà capire dove sarà Luca Pigno dopo l'airpin. Vediamo se adesso Alessio Fiorino con pista libera riuscirà a prendere Shumi. Però non è difficile, è difficile ma non impossibile. 2,4 secondi, sta accorciando leggermente in questo giro Fiorino nei confronti di Shumi. Vediamo adesso a questo passaggio, i tempi dei due piloti. Luca è aggrappato con i denti. Vediamo adesso sul dritto che non visto che è molto veloce. E infatti penso che con la scia. No, un secondo, è al pelo, eh! Sai che forse ti dico di no. 32,7 per 32,5 per Fiorino, 2,5 per Fiorino. Luca intanto ha preso anche DRS ed è riuscito a rimanere nel codone di Alessio Fiorino, che in questo passaggio, anche se ha fatto il giro veloce, Shumi ha allungato 2,6 secondi. Intanto è entrata in box Gallianz per montare gomma rossa. Gomma rossa per Gallianz, forse anche lui cerca qualcosa di diverso. Sì, perché 14 giri io penso che non riesca a fare la rossa. Forse due rosse. Per avere un po' più di feeling. Sì. Nel frattempo, Matti Puzzo è a 5 secondi da scarso Nico. Si deve ancora fermare perché deve montare gomma media. E probabilmente potrebbe anche mettere una soft, eh. Attenzione. Andare lungo per la soft, potrebbe. Sì. Fiorino sempre lì agganciato, arriva sempre tra i 2,4. 2,5 quando è alla spun, girano molto simili. Luca Pigno adesso sta perdendo, si sta tenendo aggrappato con le unghie e con i denti, ma è lì, è al pelo, ma sta scivolando. È 1,3 secondi, 1,35 secondi sopra il secondo Luca Pigno. Mi sa che adesso
il DRS non potrà utilizzarlo, vediamo un attimo se lo potrà attivare. No, non lo attiva. Questa volta Alessio Fiorino è riuscito a metterlo fuori dal DRS. E vedo che comunque è sempre lì il distacco tra Schumi e Alessio. Adesso 2-3. Credo abbia guadagnato ancora qualcosina Alessio Fiorino in questo passaggio. Lo andiamo a vedere attraverso la grafica. Andando ad analizzare gli ultimi 5 passaggi. E sì, Alessio Fiorino ha guadagnato 2 secondi e mezzo. Mezzo secondo negli ultimi 2 passaggi, mentre Ezio Bogni va in penalità con 3 secondi. Gli ultimi giri 32.7 entrambi per Schumi, mentre entrambi 32.5 per Fiorino. Se il trend dovesse rimanere questo, Fiorino fra, vediamo, 2 secondi e 3 significa 1 e 3 per il DRS, tra 7 giri potrebbe agganciare il DRS di Schumi, ma il trend deve rimanere questo. Io vedo che Schumi in questo, nel secondo settore, perde rispetto ad Alessio, perché adesso 2-3 mi sta una leggera sbavatura di Schumi in uscita dalla spuna, l'ho visto adesso in un board in diretta, nella sua diretta. Non capisco come mai sta perdendo così tanto nel secondo settore, adesso 2-2 di stacco. Ma credo Alessio che Fiorino sta spingendo. No, forse Alessio è anche scarico. Infatti guarda, gli ruba ancora il giro veloce, 32.418. Wow. 2 decimi rispetto a Schumi. Altri 2 decimi, sta andando costantemente su questa media di circa 2 decimi e mezzo al giro. Continua nel trend in cui, ripeto, a calcoli fatti fra un 6 giri dovrebbe prenderlo. Speriamo. Però intanto Luca, vedo anche il Rabini invece ha mollato il colpo. È appeso a un filo, ma va. Luca Bigno sta andando al passo di Schumi. Perché sì, Luca Bigno perde 2 decimi al giro da Alessio Fiorino e Alessio Fiorino guadagna 2 decimi al giro su Schumi. Intanto ti segnalo il sorpasso di Stefano Canino su Matti Puzzo. Gomard nuovo contro la Gomard di Matti Puzzo. Passa Stefano in quinta posizione. Scende ancora Alessio Fiorino, Sì. E Schumi adesso si trova un as, che è quella di Super Simo, che ha la gomma soft usata da 8G, quindi penso che si dovrà fermare, invece si fa da parte. Adesso sta andando come una furia. Sarà un giro in cui guadagnerà un altro paio di decimi nei confronti di Schumi Legend. Lo andiamo a vedere anche dal monitor dei tempi. Schumi Legend potrà utilizzare il DRS adesso? Probabilmente no. No, può utilizzare lo staccato, perché se utilizzava DRS, wow, 32-3 Schumi 32-6 e l'ultimo passaggio invece in 32-5 Schumi, ma Fiorino risponde 32-3. Io penso che Schumi, conoscendolo, sta gestendo le gomme, sta gestendo la gara, perché probabilmente sa che il distacco è abbastanza tranquillo. E poi vedo anche che dalla sua bordo c'ha molta batteria, quindi la sta risparmiando probabilmente per un possibile allungo, un possibile attacco di Alessio Fiorino se dovesse arrivare in zona DRS. Tanto box per Matti Puzzo, che alla fine decide quindi di completare gli ultimi 10 giri su gomma mescola media, mentre si conferma il passo sul 32 medio alto per Luca Bigno, che sta andando come Schumi, ripeto. Eh sì, purtroppo ha mollato la presa, cioè, è un signor passo, e anche in Spagna andavano uguali, e che Fiorino sta andando qui di in più. Sì, sta andando a 200 all'ora ormai, anzi sceso a 400 all'ora. Vado a vedere anche i settori di Schumi e di Alessio. Secondo settore di Schumi, un attimo. Secondo settore che erano uguali, 41 e 2. Alessio Fiorino ancora, vediamo, fa il suo miglior settore centrale, 41.227. E scende ancora, 32.3 per 32.5 di Schumi. Altri mamma 2 decimi, 1.8. Mamma mia, che giro. Sta facendo giri record su giri record.
all'inizio sembrava che si fosse trovato un po' peggio con la gomma hard quando c'era da metterla in temperatura, ora adesso sta andando nettamente meglio. Mancano solo meno di 9 giri, anzi meno di 10 giri, e probabilmente ancora 2-3 tornate l'avrà preso il DRS, però poi va bene prendere DRS, ma poi per superarlo è un'altra cosa. Attenzione, ma scarso Nico! Anche lui allo Snake. Anche lui allo Snake, sì. L'ha persa in uscita praticamente. Prendete o ha perso il cordless girato oppure l'ha persa da solo. Sempre 1.8, 1.7 ora. Sembra il primo giro in cui Shumi vorrebbe cercare di eguagliare i tempi di Alessio Fiorino, che però spesso ha guadagnato nell'ultimo settore, quindi vediamo se il trend si conferma. Sì, accorcia. Accorcia nel T3 Fiorino, eh. Botta. Accorcia 2 decimi. Riesce a tenere il passo nel settore centrale e poi accorcia nel T3. 31, 32 e 3, vabbè ragazzi. Martello, terzo ragazzi. Giro consecutivo sul 32 e 3. Sembra Verstappen ieri. Scende a 1.7. 1.6. Credo, ripeto, che l'alsetto sia un po' più scarico rispetto a quello di Schumi. Probabilmente anche che Schumi magari non si trovi bene con questa gomma, non lo so, Qua forse ha fatto un errore Fiorino, perché adesso da 2.7 è salito a 2.8. Cabigno ha sprofondato oltre i 3 secondi, sta andando fortissimo adesso Fiorino. Messo in modalità hammer time ragazzi, cioè. Lo vede, è vicinissimo. Quando vedi una vettura così vicina e vedi che il distacco diminuisce, la voglia di andarla a prendere c'è sempre. Il problema proprio probabilmente di adesso è che ha batteria, mentre Shumi ce n'ha ancora tantissimo. Ma la domanda che mi faccio è, la batteria Shumi per quanto tempo la vuole conservare? Ma lui è un pilota, io lo conosco molto bene, un pilota che sa gestire molto bene la batteria. Anche perché, ok che magari la vuoi gestire per non scoprire le carte, ma qui ci vieni a correre fra 4 mesi. Oh, attenzione, Super Simo all'uscita di Regner. Super Simo che tra l'altro ha cambiato nome passando dalla top là, quindi ha provato tutte e 3 mescole. Stanno passando adesso gli altri dietro, sta arrivando adesso Matti Puzzo, che tra l'altro deve andare a doppiare Super Simo con lui. Ancora bandiera gialla. Si è girato Ezio Bonni all'uscita della spuma. Spuma, già ripartito. Intanto ancora un confronto tra Shumi e Fiorino, con Fiorino sempre col bilancio inattivo in verde negli ultimi 4 passaggi. 2 decimi, 1 decimo, 2 decimi, 74 millesimi. Negli ultimi 2 giri si è assottigliato il margine, quasi praticamente identico il passo. Sì, adesso sembrano riuscire a riguadagnare quel tempo, perché adesso Shumi si è migliorato nel primo settore. Mi sa che si sta invertendo il trend, perché stavo dicendo, era arrivato ad 1.6, 1.5 secondi, lì o spingi, altrimenti ti si riattacca e dopo puoi usare tutto l'ERS che vuoi. E adesso probabilmente spingerà il pilota dell'Alfa Romeo, che infatti 2.3 secondi adesso, te l'ho detto, addirittura ha fatto Fuchsia nel T2. 41.1, ma sta facendo i suoi migliori parziali, va per un giro record Shumi. 30, 31, 32, 3, no, però comunque siamo lì per pochissimo, andiamo a vedere. 32 300, tendiamo l'aggiornamento della grafica sul monitor dei tempi. 3.19 contro Fiorino che ha girato in 1.32574. Non girava in 32.5 dal 14° giro. Ma adesso probabilmente le gomme sono andate di Alessio, oppure è praticamente Shumi che sta adesso
dando la carica, ecco. Invece adesso hai tirato te, adesso tiro io. Stabile comunque la, il distacco in questo momento. Ancora miglior personale del primo settore per Sciumi. Fiorino non molla. Lucadino anche lui nell'ultimo passaggio ha segnato 32-4, quando aveva fatto anche un errore perché aveva girato 32-9 nel 19° giro e nel 18° giro 33-2. Anzi no, sì sì. Andando a chiudere il giro numero 21, Sciumi con Fiorino che rimane adesso a 1.8. 41.2 stavolta, ma comunque in linea con se stesso Sciumi nell'ultimo passaggio. 32.1. 32.1 di Alessio Fiorino. Gli ha risposto così, adesso 1.7 di nuovo. E comunque io vedo che adesso Sciumi sta un po' utilizzando la batteria, adesso 49% rispetto a 60%. Ma ha accorciato tanto, 1.6, eh? Sì, e sta accorciando, attenzione. Oh, mamma mia, controllo Fiorino nello snake. Al velo. Sta dando tutto quello che ha, però... Ripeto, non è facile. Non è facile. Intanto ancora, ancora. Fuchs è nel T2 per Alessio Fiorino, 2 decimi sotto nella sua prestazione precedente. 1. Sì. Sì, sì. 33.6, oh mamma mia. Da 1.7 è andato a 1.4 adesso. Ha fatto, il suo miglior personale anche Sciumi, 33.8. Ma lì ha fatto uno strappo bello ampio adesso Fiorino nel primo settore. Vediamo adesso sul secondo settore. Quindi si migliora. Alessio sta volando. 2 decimi ancora sotto. Sciumi 41.2 nel settore centrale, adesso Fiorino 41.1. Ma fa un giro super record, Sciumi 31.8 sul 32.1 di Sciumi. Sta volando adesso Fiorino, volando. Mamma mia, Luca Pigno inerme, hanno cambiato totalmente passo negli ultimi 15-5 davanti. Mamma mia, qua quanto si avvicina sullo snake. E quando lo vede, quando si vede un pilota così vicino allo snake, spinge tantissimo. Vediamo qua. Manca un 4 giri, Luca. Poco, anche perché poi deve passare. Secondo me la lotta è più sul passo. Adesso quello di Alessio deve cercare di prendere il DRS perché è lì, un secondo e uno, lo vede. Non si è migliorato nel primo settore, ma di 47 millesimi non si è migliorato, quindi i tempi sono ancora buoni per Alessio che sta ancora volando. 1.1, vicinissimo. 33.6, è sceso tanto. Ancora 33.6 confermato di Alessio Fiorino nel primo settore per un 33.8 di Sciumi. Vediamo Sciumi se va a migliorare nel secondo settore. No, però sono lì. Anche con misura gomme, un po' meglio misura di Sciumi, però si è fermato un giro dopo. Fuchs ancora T2 per essere quello visto, credo. Sì, 41.1, confermo. Arriva Sciumi sul traguardo, 32.0 Alessio Fiorino. 32.0 di Alessio Fiorino per un 32.1 ancora di Sciumi. È qui che Alessio guadagna tantissimo, sullo snake che riesce a guadagnare rispetto a Sciumi. Capigno sta girando in 32.4, 32.4, ora fa il suo migliore, 32.3. C'è comunque vicino, ma tra un decimo e l'altro negli ultimi giri ha accumulato 5 secondi. Alessio è ancora lì, deve. È ancora un tiro e molla. Ci manca quel decimino per riuscire a riprenderlo. È molto vicino. Manca quel decimino, dove ovviamente Sciumi poi fa la differenza usando la fattura, però
è lì, tanto salutiamo l'avvocato Lunatix, che per la precision di Suzuka è venuto a trovarci. Buonasera, buonasera. L'ingegnere dove ve lo lascia? Dove ve lo lascia l'ingegnere? Sta correndo adesso in pista. Ah beh. Intanto torniamo un attimo qua in diretta, Luca, perché c'è Shumi e Alessio che sono ancora in decimo. Un decimo gli manca Alessio Pirino. Vediamo il traguardo. 31.800. Ha migliorato di 16 millesimi, ma non gli basta per prendere il DRS. Ancora un giro per Alessio Pirino e poi ne avrà soltanto due. Poi bisogna vedere se riuscirà a prendere il DRS adesso. 9 decimi. 9 decimi è lì per il DRS, credo. Guarda, non mi ci vogliono mettere la mano sul fuoco, ma credo che arriverà a prendere il DRS, ma non ad attaccare. Però mai dire mai, caro amico, perché la gara finisce quando si taglia il traguardo con la bandiera a scacchi. Attenzione, 9 decimi adesso. Non ho visto se sei andato a migliorare adesso Pirino nel primo settore. Vado un attimo a controllare i suoi tempi cronometrici. 33,7 33,7 contro 33,6. Shumi è un martello sul 33,8. 6 giri consecutivi, 33,8 al chiudo. 9 decimi, Luca l'ha preso. Deve andare come una freccia qua adesso. Shumi adesso sta però cominciando a spingere anche lui sul dritto. 1-1. Vediamo, si migliora lei. Shumi ha fatto fuzzi al T2. Arriva la Casio Triangle al 49, scende per la prima volta sotto il 45 del settore centrale. Gli ha preso il DRS di niente. 32, 31 e 9 per Alessio Pirino, 32-0 per Shumi. No, corcia 8 decimi, meno di 2 giri. Nel segno, purtroppo adesso lo doveva prendere qua il DRS, perché poi avrebbe avuto questo giro per studiarlo e poi il prossimo avrebbe potuto attaccarlo. Balla su un equilibrio sottile fra gli 8 decimi e il secondo. Adesso Wuxia T1. Wuxia T1, Alessio Pirino ancora. Sta volando, l'ha preso, ormai l'ha preso. L'ha preso, sì, ormai non vedo come ci possa evitare che Fiorino prenda il DRS, ma è praticamente un attacco one shot. Difficile. E devi uscire dalla Casio Triangle vicinissimo. Di altro devi sperare che Shumi, cioè adesso devi sperare che Shumi esca malissimo nella stanza, perché poi sarebbe un vita facile per lui col DRS attaccarlo. Ormai l'ha preso, però manca un giro. Shumi adesso sta sparando tutto quello che abbiamo nei settori. Non si è migliorato Shumi, si è migliorato ancora Fiorino. È vicino, ma DRS è preso, ma ormai solo un errore di Shumi gliela può regalare. 31,9 ancora adesso, sta girando in tandem lì praticamente. Lo vede, si avvicina, lo cattura come un Pokémon, visto che siamo in Giappone. Snake, destra, sinistra, difficilissimo il sorpasso, anche perché adesso l'unico punto di sorpasso è praticamente il rettilineo dopo la prima, esatto, dopo la spoon, per cercare l'attacco. Ma Shumi secondo me si difenderà come un leone. Oh, mamma mia, ancora fucsia nel seferino, non ha finito, sta spremendo, è molto vicino, secondo me così può attaccare, però sai che non lo so. Shumi secondo me sta risparmiando anche la batteria proprio per il rettilineo dopo la spoon, perché sparerà tutto quello che ha per difendersi. 3 decimi. Ah, lungo Alessio Pirino qua, uscito malissimo. Adesso Shumi scappa. Sta tirando infatti tutto Shumi. La sta sprecando tutto. Fa la lepre. Te l'ho detto io. E niente, se arriva al traguardo così,
arrivano così. Comunque si conferma il grande, la grande lotta al vertice. Per esempio stasera mancavano Michael, ne mancavano molti altri che hanno fatto vedere che al 50 ci stanno e ci stanno bene. Sciumi vince davanti ad Alessio Fiorino, poi arriverà Luca Biglio che si conferma comunque ottimo nel 50%, un ottimo nome per la Sport. Si vede anche un pochettino il gap poi con Stefano Canino e Zio Bogni e gli altri che diciamo sono più in direzione Prime. Sì, peccato non aver potuto Scalzo vedere Nico e Peppe Alonso mancavano all'appello, forse il più atteso era Peppe da quel punto di vista, sì. Mentre Scalzo Nico ormai l'avevamo visto abbastanza anche in Spagna, diciamo che l'incidente di oggi non compromette quanto si era visto, non ha cambiato la, come si dice, l'ago della bilancia. Però comunque ha un ottimo ritmo, cioè un ottimo andamento. Arriva Ezio Bonni, poi dopo di lui arriverà Matipuzzo con la vettura gemella, con l'altra Alpine, poi la McLaren di Gallianz, poi infine doppiato Super Simo. Ora la Casio Triangle, c'è Matipuzzo, 17 secondi dopo di lui arriverà anche Ezio Bonni, fra i due l'As di Super Simo. Comunque diciamo che Sciumi da questo punto di vista mette una, non l'ipoteca, però vuole far capire che anche quest'anno c'è ancora. Sì, ma l'aveva già detto l'anno scorso, aveva detto ok, quest'anno va bene seconda posizione, l'anno prossimo si punta a vincere. Insomma, già dalla pre-season sta cercando di mettere i punti su lei. Che altro, se lo posso dire, sono io quello che io gli avevo detto quest'anno si prova a vincere. Va quindi sul podio Sciumi, colori Alfa Romeo per la serata di questa sera, accompagnato sul podio da Alessio Fiorino e Luca Vigno, un trittico che sarà molto interessante rivedere in vista Sport League. Assolutamente, poi bisognerà vedere ancora gli altri, soprattutto come hai detto Peppe Alonso, che ancora non si è visto in maniera un po' eclatante, però secondo me se ci si mette di allenamento, che in questi giorni è ancora mancato, secondo me potrebbe essere anche lui un elemento importante per la Sport League. Io credo che Peppe Alonso sarà uno di quei piloti che arriverà a stagione in corso, cioè lo vedremo crescere a stagione iniziata, probabilmente crescerà tardi, troppo tardi per il titolo, considerando che comunque poi per quanto riguarda la Sport League davanti la lotta sarà molto serrata e di certo non ci sono piloti lenti lì davanti, però lo vedremo crescere, me la gioco qui, lo vedremo crescere durante la stagione. Quindi quella che vediamo in sovraimpressione è la classifica finale della gara con Sciumi Legend, Andrea Fiorino, Luca Vigno, Stefano Canino, Ezio Bonni, Matipuzzo, Gallianz, Super Simo, mentre fuori anticipatamente dalla sessione Scarso, Nico, Savo, Lianmar e clamorosamente Peppe Alonso. Direi che siamo ormai praticamente in conclusione, Stem. Bene. Allora, a questo punto noi veniamo un attimo in studio, così facciamo giusto le due chiacchiere finali. Eccoci qua. Eccoci qua con i colori della pre-season. Quindi, sessione che è andata via così, come dicevamo, abbiamo avuto delle conferme per quanto riguarda la leadership in Sport League, abbiamo avuto anche delle conferme per quanto riguarda la Prime, a questo punto, di quei piloti che andranno in direzione Prime. Sì, abbiamo visto i primi tre, sicuramente sappiamo già dove li vedremo, sicuramente. Mentre invece quelli di dietro, sì e no, perché probabilmente ci saranno anche dei piloti che li vedremo o in Sport o in Prime, però alcuni sicuramente li vedremo in Prime, ecco. Però per quanto riguarda i primi tre, sicuramente ne vedremo delle belle, ecco.
E allora restiamo in attesa poi di vedere le altre gare della settimana. Domani l'unica gara della settimana sul 100% di distanza, quindi tornano in pista i piloti che cercheranno di accaparrarsi un posto al sole in Master League. Poi ancora di nuovo in pista il 50% nella serata di mercoledì, e nella serata di mercoledì vedremo in pista altri piloti che invece vogliono un posto al sole nella categoria 50% nella Sport League. Ricordiamo che vedremo in pista Advance Apple, poi ci saranno Ale Pepper, quindi nuovi arrivi, da rivedere di Vampir, Della che ha fatto pochi giri la scorsa settimana, in pista per la prima volta Leopoldo che è un debuttante, da rivedere Fara perché di passo in Spagna per esempio Fara non andava male, ma è da valutare. Toretto anche lui per la prima volta in pista, così come Tukumic, quindi si inizieranno a vedere secondo me alcuni di quelli che saranno i nomi titolari della Sport League. Credo grande favorito della gara di mercoledì Advance Apple, guardando quello che abbiamo visto poi in Spagna, e al netto di un paio di nomi che non abbiamo visto in pista come Ale Pepper, Tukumic, Toretto e Leopoldo. Ma Leopoldo, diciamo che posso dirlo da addetto ai lavori, credo che al massimo punterà un posto in Prime League, come si dice, chi va piano va sano e va lontano. Detto questo, siamo in conclusione, io ancora insieme a Simone vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani a partire dalle 20:30 per una nuova gara di pre-season, sempre qui dal circuito di Suzuka, 100% in pista domani, distanza massima, la distanza reale di gara. Ci vediamo domani! A domani, ciao!